ricordate, l'altra volta avevamo individuato una sorta di alleanza vincente, che è un po' un cerchio nel quale ci stiamo muovendo dall'inizio, perché attraverso l'organismo agricolo abbiamo detto che i veleni sono assolutamente, quindi presidi fitosanitari del convenzionale sono assolutamente negativi per quanto riguarda la tutela della sostanza organica, della quantità e della qualità. Abbiamo visto un preparato biodinamico per i 500, abbiamo intravisto quali sono le corrette lavorazioni, abbiamo visto l'altra volta qual è la grande opportunità di trasformare un rifiuto in una risorsa, e tutto questo avviene attraverso il compostaggio viticolo. Abbiamo visto anche in questo caso con un esempio pratico filmato a Col d'Orcia. Beh, oggi vediamo un altro di questo punto, di questa alleanza, che sono i sovesci. In buona sostanza, perché i sovesci ci sono così utili? Beh, perché sono davvero facili. Ora, lasciatemi passare questa parola un po' infantile. O meglio, ci permettono di aumentare con qualche decina di chili di seme la sostanza organica, la biomassa di un suolo di diverse tonnellate. Quindi hanno una dinamica particolarmente interessante perché sono esponenziali. Quindi questa è un po' la loro prima utilità. Ne andremo anche a scoprire delle altre. Però questa ci permette di visualizzare l'utilità del sovescio per quanto riguarda l'incremento della sostanza organica. Quindi si cresce tanta sostanza organica, coltiviamo sostanza organica all'interno di un vigneto. Iniziando sempre dall'inizio, il sovescio cos'è? Il sovescio è la semina di una o più specie di semi poliannuali o annuali all'interno del nostro vigneto, nel caso in cui stiamo parlando di vigneto. Naturalmente abbiamo anche i sovesci in tutto quello che è il sistema invece delle rotazioni agricole, ma non ci complichiamo la vita in questo caso. Questo vedete un bel esempio di sovescio polispecie, quindi qui abbiamo tante specie diverse. E su questo concetto di specie ci lavoreremo un po', perché se no, se non mettiamo a punto qualche elemento da quelle parti lì, va a finire che poi facciamo confusione. Ci ritorna particolarmente utile in questo caso un disegno originale del 1924 durante le 8 conferenze di Colbrevitz di Rudolf Steiner, che ci riporta un po' a questo fil rouge che attraversa le nostre lezioni, cioè quello che esiste un ambiente radicale, non esiste una radice, non esiste il suolo, non esiste la micorrizza, ma esiste un ambiente nel quale tutto è saldamente unito. Mentre nella parte aerea, vedete, gli alberi sono disegnati con un certo grado di libertà tra loro. Però la cosa che ci interessa a noi è proprio capire che nell'ambiente radicale tutto è unito. E questo ci è particolarmente utile quando parliamo di sovesci. Scusate, perché nel caso dei sovesci, la visione che abbiamo in agricoltura biodinamica, in particolare, in modo approfondito rispetto a quello dell'agricoltura biologica, è che li utilizziamo essenzialmente per l'apparato radicale. Quindi quello che ci interessa di più del sovescio, vedremo che hanno anche delle interessantissime funzioni all'apparato epigeo, ma quello che a noi interessa sono le radici e il loro ambiente radicale che sviluppano. Quindi, pardon, parliamo di comunità e individualità quando parliamo di radice e di apparato epigeo, altissimo grado di interazione e scambi nel sistema radicale. Radice come sistema neurovegetativo, forse l'avevamo accennato a qualche punto degli altri nostri appuntamenti. Ci sono sempre più studi approfonditi su quello che viene davvero chiamato sistema neurosensoriale degli apparati vegetali. Abbiamo diversi dipartimenti in Italia che studiano la neurobiologia vegetale. E guarda caso, la più grande quantità di recettori della pianta sono proprio nella punta dell'apparato radicale. Quindi stiamo davvero parlando un po' come la testa della pianta, come se fosse la testa della pianta. E questo Steiner ce l'aveva detto chiaramente. Ora non abbiamo modo di approfondire qui, però se qualcuno si va a guardare l'uomo tripartito rovesciato, capirete cosa vi sto dicendo. Beh, per dare una foto ancora più chiara alla nostra chiacchierata, beh, questo è un vigneto, un filare di vigneto con dei semi che abbiamo seminato. Questo è un sovescio e capiamo che non è la stessa cosa, lo capiremo, spero, almeno con qualche esempio, che non è la stessa cosa seminare un sovescio o seminare un altro, seminare una specie, 10, 20, 30, quando e come. Quindi
Quindi in questo caso abbiamo la possibilità di apprezzare visivamente cos'è un sovescio. Tanti...